amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft! Ed eccoci qui per mostrarvi una nuova fantastica creazione realizzata con un unico command block in vanilla! Yeah! Per vedere e capire al meglio questi nuovi blocchi fantastici, ho deciso che invece di stargli a spiegare, li faremo direttamente provare a Kira in diretta, che non sa niente! E ho preparato appunto questa piccola custom map che potrebbe ricordare a qualcuno la... Non ve lo dico. Non lo in ogni caso, però, nel senso, almeno così vedete come funzionano questi blocchi. Sei increati, maledetto! Quindi iniziamo a scoprire. Allora, prima di tutto prendi gli oggetti. Come puoi vedere, ti ho dato due stecchini un piccone di diamante. Scusa, avevo qualcosa nei denti. L'importante è che adesso tu ti possa fare una bella palla di oro. Quindi, per cortesia, piglia questo. Piglialo! 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 Ti serve l'oro! Non viene. Ma non sai neanche scavare. Vabbè. Allora, niente, palla d'oro. Ti tocca andare senza palla. Io ti avevo detto. Vuole la palla d'oro per rompere il vetro giallo. E tu non hai la palla d'oro. Quindi non ti so assicurare. Non posso sapere cosa succederà. Prova! Però ci vuole la palla d'oro. Cosa è successo? Cosa è la oltretomba? Anche il cartello troll gli hai messo. Ma io ho detto che è un cartello vuoto e invece no, c'era scritto dall'altro lato. E io te l'avevo detto però che ci voleva la palla d'oro. E anche quello blu, senza palla d'oro, cosa succederà? No, è blu, ci vuole il diamante che è blu. Ci vorrebbe il diamante, dici? E... vabbè, allora prova. Prova. Cos'è sto schifo? Tutti squiddi sono. Esplosione. Ma che impressione! È importante! Non ha senso! Un coniglietto, che carino! Ah, è bellissimo! Piaciuta la tempesta, che eh? Che schifo! Ma che orrore! Bene, ci faranno compagnia per un po'. Cosa mi rappresenta sta cosa adesso? Allora, ora dai, è un parkour facilissimo. Devi semplicemente andare lì e prendere il chest lassù. Cos'è sta ancora da entrare alla volta tomba? Perché lo sapevo! Ops, è andata male, vuoi provare? Non lo so se voglio. Dai, devi farcela, dai, in fretta! In fretta cosa? Ma in fretta che? Forse perché questi sono dei blocchi in cui ci passi sotto e non torni più sopra, guardate! Ma che cosa crudele che hai fatto! Una volta caduto non si torna indietro, eh? Bella invenzione! Si può prendere uguale col cesto? Non c'è niente, me l'hai messo lì solo per il vediamo, lui. Vediamo, puoi provare? C'è niente! Vedrai poi in real life. Vabbè, allora dai, vai qui sotto. Leggi bene, però. Tutti i cartelli. Ok, dai. Tutti. Allora, attenzione a dove metti... Cosa? Dove? Chi? Che? Cosa? Dove? No, io non vado avanti. Attenta, no, devi andare. No, non vado avanti. Ciao Cingillo, join the game. No, non lo voglio vedere. Vai, rileggili con calma. Allora, leggi tutti i cartelli. Vai. Attenzione a dove metti i diamanti? È entrato per dire piedi andarsene. Grande Gianji. Ovviamente non c'è trucco, cioè, potete pensare strano, ma guardate, non c'è alcun tipo di trucco. È veramente Gian Gingillo che è entrato. Ma perché non l'ho visto? Volevo ucciderlo, avevo anche il piccolo diamante. Devo sparare questa cosa. Può darsi, prova. Perché ciò? Quale abominio? Che tenerezza. Almeno gli squali sono spinti. Hai trovato finalmente i diamanti ed erano buoni da mangiare, molto, vero? Molto saporiti, guarda. Vabbè, dai, non ti preoccupare. Allora, adesso per cortesia. Non so se sono d'accordo. Dato che ormai non ti posso lasciare sola perché hai sbagliato tutto. C'è una galleria là sotto, magari almeno lì trovi qualcosa di buono. Almeno lì. Dai, almeno lì qualcosa di buono lo trovi. Devo avvicinarmi? Sì, prova. Vai! C'è una carota su uno stick. Ok. E che ci fa? Cosa voleva dire questo? Perché mi stai affumicando? Smettila di affumicarmi! Fa paura però, Smettila di affumicarmi! È un jumpscare improvviso! È troppo veloce, non lo vedi. Io mi sa
perché mi disconnetto adesso. Cosa? Ah! Ah, l'hai visto finalmente! È brutto, è una testa di Wither con l'armatura. Maledetta! Maledetto, perché mi fai questo? Ah! Perché mi fai questo? Perché è divertente. Non è divertente. Dai, adesso chi è? Cos'hai trovato lì dentro? Questa. Cos'è? È una carota su un bastoncino. È una carota sul bastoncino, va bene. Quindi puoi lanciarmela contro. Vai, colpiscimi! Non lanciarmela in quel senso, usamela contro. Sei in creative. Vabbè. Vabbè, allora... non è perché non ti piace in creative. Vai, vado in game mode 0 anch'io. Va bene. Preferisci? Ok. Ora ti posso colpire. Ora mi puoi colpire. Ah, ma col tasto destro devi farlo. Vieni qua allora, non scappare. No, la mia è un pochino di massa. No. La mia è un tantino più potenziata. Perché la tua lancia in Wither e lancia anche la TNT e io invece niente? Destrozione totale. Non sai che torno nella lava, è più sicuro. Addio. Tenta. Ops. Ok, bentornata dall'oltretomba! No, grazie, ma non ci voglio tornare, sono appena tornata e ho con le valigie fresche, quindi... Ok, abbiamo distrutto il mondo. Povero mondo! Povero creeper! Povero mondo, cosa? Povero me! Povera me! Super tornata, Kiria! Povera Kiria, perché questo? Mi sono messa a preparare questa versione fatta, diciamo, in velocità di una specie di spin-off della minimap! Cosa? Per poter creare, grazie a una nuova creazione di Aija Minecraft, ovvero i Trolling Items! Sono cattivissimi! Sono degli oggetti troll, e infatti qui nascosto c'è il cervellone di questa mod. Di questa mod interamente troll. Vanille. Allora, gli oggetti che avete visto, avete innanzitutto avete la TNT di lancia! Attenta, attenta! Basta, basta! Poi avete visto lo squid block, che è qualcosa di leggendario, perché guardate, vai, esplode il squid ovunque! Che schifo! Che schifo! Dopo 50 secondi se ne vanno! Guardate! Mamma mia, se almeno se riesco a prendere sotto, mamma mia! Ma grazie per aver creato questi trolling items. È grazie! La cosa più bella del mondo. Sì, poi avete visto l'oggetto di il minerale che non si distrugge mai. Potete fare qualunque cosa, non si distrugge mai. Ma tiri contro la TNT? No, è immortale. Vuoi provare? Proviamo con la TNT. Attenzione, gli squid! Oddio! Estinzione di massa! Estinzione, no! Non va via quel blocco, mi dispiace. Maledetto. Poi abbiamo il leggendario Lightning Block! Fa una super distruzione pazzesca e uccide chiunque. Il Disappearing Block, che è qualcosa di veramente bellissimo, guardate. Sembra un blocco normalissimo, ma quando ci passate sopra, questo diciamo è come se si rimpicciolisse e fa passare le persone. Ma potete bloccarli perché poi da sopra si distrugge. Però se non c'è nessuno sopra, vai via, da sotto è bloccato. Quindi vi potete fare delle trappole in cui da un lato entrate ma non uscite più. Sarà così che ti fa la tua prigione. Blocco esplosivo. Fantastico, guardate. Oh, finalmente i diamanti! E muore. Ovviamente abbiamo anche l'unico modo per distruggere i blocchi che non possono altrimenti essere distrutti, a meno che non scatenino la loro cosa distruttiva, per esempio, non so, l'explosive ore, non volete che esploda, dovete usare il break trolling blocks. Anche questo blocks distrugge qualsiasi cosa. E abbiamo anche il favoloso jumpscare, che fa partire un rumore assurdo improvviso e ti spaventa senza che uno se ne renda conto, ed è veramente bellissimo. Il fatto invece che Gian Gingillo sia entrato nella parte... Quello me lo devi proprio spiegare. Quello è vero, è successo davvero, mi dispiace. Gian Gingillo è veramente entrato nella mappa, no. Io non te lo so spiegare. No. Quello non te lo so spiegare. Questi creepy Minecraft. No, guarda, io non ho fatto niente. Io non ci credo. Non ci sono blocchi che... E io stavo con Indy finché non mi dice la verità. No, mi dispiace. È entrato Gianji, e visto, non c'era niente, non c'era trucco, non c'era parrucco e non c'era nessun tipo di trappola che poteva aver attivato. Io sono sicura che tu menti. È un Minecraft. Un creepypasta. Ti è piaciuta la trollata? No. Finalmente sono riuscita anch'io dopo la birra, ma fammi trollare, Kiria.
Vedrai cosa mi inventerò io stavolta. Vi ringraziamo tantissimo. No, pensate di San Gingillo, come è entrato? Io non ne ho idea. Ma come non hai idea? Non ne ho idea. Ma tu lo sai? No. Tu lo sai. Non c'è nessun blocco. Io so che tu lo sai. Te l'ho mostrato tutti i cosini. Ci sarà un'altra fregatura di cui non sono a corrente. No, non è vero, guarda, non c'è nient'altro. I conigli pensano che tu stai vedendo. No, mi dispiace, era così, Gian Gingillo è veramente entrato. Occhio Gian Gingillo quando lo vedi, perché non si sa mai, Gian. Sto cercando Gian Gingillo. Test. Test, non Bill. C'è. Bill c'è, Bill c'è. Bill è Gian Gingillo. Bill è Gian. Vieni qua, Gian Gingillo. No, non compa. Eccolo qua! Ah! È tornato! Non è uno di quei blocchi distruttivi, no? No, poverino! Povero Gianji! Dai, vuoi salutare Gianji? Gian Gingillo! Attento ai coefficienti! È diventato una maggiormata! Ah, ha cambiato strada Gian Gingillo! Vi ringraziamo tantissimo! Pensate che in questa nuova puntata, questa nuova trollata di Kiria improvvisata, sono cercato... Ma sei cattivo a sapere com'è entrato! Di fare tutto velocemente per cercare di fare la follia più assurda del mondo. Complimenti ancora al creatore di questi trolling blocks. Sì, non complimenti fantastici. A te perché me li hai usati conto, sei una carogna. Grazie a tutti per essere stati con noi. E alla prossima con Nintendo Love! Ciao! Ora mi spieghi come l'hai fatto entrare? Evita lo squid! Nuovo